Dance Stand del Salone Nautico di Brindisi, nello SNIM 2024, c'è anche uno molto particolare dove vengono realizzati dei modellini in scala. Come nasce un modellino in scala? I modellini vengono costruiti per presentare nuovi progetti. In effetti qui lo stand è realizzato da me e da Pietro La Gioia, l'ingegnere, che realizza i progetti, progetta le navi, gli yacht, e io li realizzo i modellini per presentarli ai potenziali acquirenti. Quindi diciamo abbiamo questa sinergia qui nello stand. Le misure sono molto importanti nella progettazione, permette effettivamente di riuscire a vedere anche un modello dal vivo. È importante, prima di tutto, prima dei disegni, far rendere al cliente l'aspetto tridimensionale dell'oggetto, quindi in questo il modellino ti aiuta molto. Poi, diciamo, in corso d'opera si mostra anche cosa può succedere all'interno della barca, però questo è tutto un altro lavoro che si fa con i software di modellazione tridimensionale. Marco, non è la prima esperienza qui al Salone Nautico, ci hai parlato anche fuori onda di questa presenza anche in saloni tipo Cannes. E che tipo di mercato c'è per quanto riguarda il modellismo in scala nel settore appunto nautico? Beh, il salone di Cannes e il salone di Brindisi sono chiaramente due saloni diversi, con pubblico diverso e con anche espositori diversi. Quindi diciamo i saloni più internazionali sono frequentati principalmente dai cantieri navali, che lì presentano i loro progetti. Questi cantieri, il cantiere di Brindisi o altri cantieri regionali che frequento, sono poi dei cantieri dove alla fine ci si interfaccia con i dealer, con gli appassionati di nautica, e alla fine ci si interfaccia con questo, con queste nuove, con queste diverse persone, quindi diciamo abbiamo del pubblico diverso.